Per angoli da scoprire in Veneto, siamo venuti qui, sulla strada che da Cortina d'Ampezzo porta a Dubiaco, per la leggenda della Forra del Felizon. Andiamo a scoprirla. La forra in cui scorre il torrente è veramente impressionante. La leggenda narra che in questa cuba gola una bimba rimase imprigionata dalle acque impetuose e trascorse 7 anni in una grotta con una vecchia e suo figlio, vestiti di verde come il muschio. Ritrovatala, il padre la riportò al mulino del Boite, dove vivevano, e le proibì di rivedere il figlio della vecchia, col quale si era fidanzata. Costui scese al mulino e scatenò un temporale che ingrossò a dismisura il Boite e, tra flutti gonfi e minacciosi, rapì per sempre la ragazza. Stampe e disegni del castello di Botestagno, risalenti al 700, testimoniano la presenza del mulino. La costruzione fu incendiata insieme ad alcune case durante la guerra fra l'imperatore Massimiliano e Venezia, affinché non costituisse riparo per i nemici. Una pianta del castello e dei suoi dintorni, opera dell'ingegner Ranger, 1771, riporta, oltre al mulino, anche la segheria della famiglia De Paul, affiancati alla foce del Felizon.